Questo programma è offerto da Tra gli ulivi d'Imperia. E sulle antiche tradizioni produttive. Oggi come ieri. Dal 1910. Oliorai neri. Della Liguria i sapori veri. Oliorai neri. Cari amici di TGV in Television, o meglio del TG Beach, visto che siamo in estate, la tradizione vuole quello. Allora, caro comandante, ogni settimana ci scrivono tantissimi telespettatori, abbiamo molte segnalazioni, molti fanno i complimenti, pochi ci mandano a quel paese, dunque vuol dire che funziona il programma. Allora facciamo un saluto di ringraziamento a tutti i telespettatori che sono a casa. Grazie, continuate a farlo perché noi ci crediamo. Lei è molto bravo, complimenti. Anche lei. Ottimo lavoro. Signori, sigla, Marco Carena. È arrivata l'estate, con le ascelle sudate, metto su l'infradito, mi prendo un mojito, c'è il TG Beach. È arrivata l'estate, solo rime baciate, dal sole e dal mare mi voglio tuffare dopo il TG Beach. Che bella l'estate, se c'è il TG Beach. Le ascelle sudate, le rime baciate e il TG Beach. La parola scoglio nati, cioè scoglio di qua e nati di là, che cosa vuol dire? Che stanno per arrivare i due comici che sono Franco e Rossi e Viviana Porro, che ci parlano di un personaggio, di un artista, di un collega, di un comico molto speciale, molto particolare, in un posto altrettanto, devo dire, carico di energia. Prego, regia. Ho detto regia. Allora, siamo qui sul Neva. Sul Neva, il torrente? Sì, il torrente. Sì, e sì, hai portato le parole crociate? Le parole crociate? No, questa cosa qua non è una cosa tua. No. Questa qua la faceva Claudio Batta a Zelig. Dai, adesso sì, vuoi dirmi sì, che c'è Claudio Batta qua vicino a noi? Dai, ma non dire... Ustia. Allora, sì. c'è un signore lì. Andiamo a vedere chi è. Ma, scusi, lei ha portato delle parole crociate? Sì, solo che farle da qui non è tanto facile. Vorrebbe uscire? Ma quasi quasi. L'aiutiamo. Anche perché quest'idea non è venuta a me, oh, hai capito? Esatto. Eccolo qua. Eccolo qua. Attenzione. Ecco. Voilà. Voilà. Erano anni che dicevo devo andare a Zuccarello. Ce l'ho fatta, in arrivata. Oh, quanto è bello questo posto. Mamma mia. Oh, bene, bene, scusate l'eleganza, ma arrivo da un battesimo. Il passato di patate e patatai. Oppure patatrai. La ripete il bocciato, bestemmia. La figlia di Bush è Buscetta. Stende il bucato, overdose. Questa con calma, con vince ci sono piano, se l'hai capito domattina a colazione va bene lo stesso. Ciao amici belli. Ciao, Claudio Batta. Claudio Batta? Sì. Cioè io sì, lo conosco, tu lo conosci? Io lo conosco, però la gente si chiede, da dove viene Claudio Batta? La gente si chiede, brava Viviana, sì, la cosa che stupisce sempre e spiazza e delude a volte, che scoprono che io non sono né calabrese né siciliano. No. Sì, io sono nato a Milano e di origine livornese, un po' bassanese, di Bassano del Grappa, pure Veneto. Bassano del Grappa. Quindi sì, sono un bastardissimo. Però ecco, mi dispiace, l'altro giorno ce n'era uno, era delusissimo, fa no, guarda, mi hai dato un colpo al cuore, non sei siciliano. Ho detto, quindi non mi segui più. È la canottiera, certo. Sì. E tutti... quando dicono allora perché parli così bene il meridionale? Perché ho studiato lingue a Cinisello Balsamo.
capito? E lì si sa che c'è tanta roba. C'è un liceo linguistico di un certo livello. Il 3x2, ve lo ricordate quando nacque il 3x2? Cazzo, geniale, chi ha inventato il 3x2 è stato un genio. A parte che io lo facevo già, cinisello balsamo, andavo al Lunes, prendevo tre cose, una la pagavo e due le... 3x2. Mi fa ridere questa cosa che uno ti dica, però che rimane male, anziché farti i complimenti perché lo fai bene. Brava, è quello che, capito, non va bene. Fatemi i complimenti, non rimane spiazzati, non rimanete spiazzati e dite no, allora non ti seguo più. Dai, che gente maleducata, no. Seguitelo ancora. Io direi... tanta roba. Claudio Batta, Zuccarello. Yeah! Sono anche su Instagram, Ai miei tempi tutte le domeniche andavamo a messa, guai se non ci andavamo, e ci divertivamo un sacco cantando Rosanna nell'alto dei cieli. Ai miei tempi mai nessuno mi ha parlato dei preservativi, i miei primi li ho comprati a 18 anni, poi li usati a 26. No, non perché ero sfigato, perché i miei tempi erano altri tempi. E comunque, figlia mia, come vedi, io sono cresciuto bene lo stesso. Cresciuto. Bene. Posso dirti una cosa? Amore, se tu un domani dovessi diventare mamma, ti prego non usare mai la frase ai miei tempi. Anche perché... questi non sono tempi di cui vantarsi. Allora, siamo su una barca. Barca uguale allegria, mare, divertimento e voglia di cantare. Che cosa vi viene in mente? Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Adesso sta a vedere che lui è il talento della settimana. E no, cari amici, il talento della settimana è... comunque bravo, Ciao, io sono Lomas. Un grande saluto a tutti gli amici di TG Events. Oggi sono qua per presentare il mio nuovo album, che è uscito il 22 marzo e si intitola Una sottile linea di demarcazione, che poi è anche il titolo del primo singolo estratto di questo album che andrete ad ascoltare a breve. Questo album nasce grazie all'incontro e alla collaborazione di Kevin Ferry di Chrysler Music Publishing. E nulla, il brano racconta di questa linea di demarcazione che divide due persone in un'apparente situazione di stallo, ma che in realtà risveglia poi in loro il desiderio, il nuovo desiderio e la ricerca dell'altro. Nulla, spero che vi piaccia, grazie di avermi ospitato nel vostro spazio, un grande saluto, un bacio da Lomas. Ciao! Pronti ad esplodere con la passione che spesso ci invita a scoprire l'amore come soluzione per le nostre vite. E musica chiama musica, la bella musica. Però qui andiamo, ragazzi, in un contenitore molto più ampio e più storico. Parliamo della scatola musicale, il jukebox. Tutti nel jukebox, sabato 7 settembre ad Andorra, in provincia di Savona, torna la seconda edizione. Grandi ospiti internazionali come Sandy Martin, Pippo From Ibiza, lui Edoardo Vianello. Sia amoi vatussi. Fermati.
Dario Baldambembo, l'amico è Michele, e se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché. E poi ancora ci sarà Franco Fasano, Francesca Lotta e basta, non diciamo altro. Prego lo spot. La seconda edizione del grande spettacolo musicale arriverà sabato 7 settembre 2024 ad Andorra, Savona, con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali come Michele, Franco Fasano, Dario Baldambembo, il mitico indimenticabile Sandy Marton, Edoardo Vianello, Francesca Lotta e tanti altri. Tanti aneddoti e racconti direttamente dai protagonisti di quegli anni indimenticabili. Quindi, appurato che andremo tutti nel jukebox a cantare le canzoni che sono quelle indimenticabili, quelle insomma che hanno coinvolto più generazioni, ma adesso vi porto in un altro periodo storico, in Calabria, dove si cantava Calabrisella mia, Calabrisella, che si canta ancora, ma oltre alla canzone c'è anche Miss Calabrisella, con tutta la storia, la tradizione, il folklore di una terra meravigliosa. Linea Massimo Mercuri. Si è svolta a Palermiti, in provincia di Catanzaro, Miss Calabrisella 2024, sfilata di costumi tradizionali di un tempo. Davanti ad una gremita piazza hanno sfilato circa 20 partecipanti provenienti da diversi paesi della Calabria. Serena Pittelli, con il costume di Palermiti, si è aggiudicata la fascia di Miss Sorriso. Patrizia Talarico, con il costume di Nicastro, la fascia di Miss Costume, e Nada Migliazza, con il costume di Marcellinara, la fascia di Miss Calabrisella 2024. L'evento è stato organizzato dalla Proloco di Palermiti con il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale della Calabria. Allora, adesso Fabrizio Fontana. Ah, prende iniziativa, bravissimo, non diciamo altro. Vai Vacanza ci manda il suo reportage di una vacanza indimenticabile. Fabrizio Fontana, bravo. Sono Fabrizio Fontana, viaggiatore, e voglio parlarvi di questo viaggio interiore ed esteriore che ho compiuto sulla Via della Seta. Emozione. Marco Polo, XIII secolo. Qua ci sono alcuni oggetti, anzi soggetti, perché compiono l'azione di emozionare, e spero che vi emozionino. Si va dal buddismo alle collane tibetane, ad alcuni monili e anelli che tutt'oggi queste popolazioni hanno, posseggono e continuano a percorrere la propria tradizione. Ho realizzato anche dei video che fra poco vedrete. Quindi vi stimo, vi incoraggio, buona visione, buona emozione. Your name is? What's your name? Danzadashi. Danzadashi. Io Fabrizio. Say it again, Fabrizio. Invece aiuti difficile. Fabio, invece lo fa. Sono andato vicino alla catena del Karakorum, dove c'è il K2, una delle 14 grotte superiori a 8.000 metri, e qui c'è l'ossigeno. Ossigeno. This is oxygen. Oxygen. Wow. E this? Ah, facciamo la prova. Ah, c'è questo, poi lo monti. Ah, una bella boccata d'ossigeno. Thank you, my friend. Caspita, noi andiamo sopra 3.000 metri. E allora... Ecco, adesso mi spiega bagno cinese come fare la pipì esattamente, perché magari ho sbagliato fino ad oggi. Quindi si fa così, si centra qua.
E now, ladies and gentlemen, l'inviato Babau Babau. Faccia anche lei Babau Babau. Babau Babau Babau. Ci chiede la linea perché ci porta in una spiaggia particolare che ha scoperto. Lui va alla ricerca di queste spiagge dove i cani, insomma, gli animali possono tranquillamente stare con i sapiens e godersi la vita come meritano anche loro. E quindi Babau 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 Babau. Siamo tornati alla spiaggia di Pippo qui a Ceriale. 3, 2, 1, via! Forza! Andiamo, andiamo, andiamo! In questo mare cristallino un gruppo di cani nuota con gioia in una gara acquatica amatoriale. Tutti impegnati a competere in questa simpatica sfida, dai più piccoli a quelli diversamente giovani, in una competizione amichevole, dove l'importante non è vincere, ma condividere la felicità in un momento unico e spensierato. Ho detto tiratemi fuori di qui! L'ho già detto e lo ripeto! Sono stufa! Ecco la tanto attesa sfilata Cane Padrone, dove oltre 40 proprietari e i loro amici a quattro zampe hanno partecipato con entusiasmo sotto l'occhio attento della giuria. Non sono mancate razze di ogni tipo, Golden Retriever, Labrador, Meticci, cani di piccola e grande taglia, tutti pronti a divertirsi. Qui alla spiaggia di Pippo a Ceriale, in questo super super evento, abbiamo qui il super Ettore che spopola nel web, perché sta spopolando nel web. Chissà come mai gli animali, proprio quando li mettiamo fuori nel web, fanno divertire tantissimo. Poi lui è veramente molto molto comico. La giornata è stata l'insegna del divertimento, culminata con la premiazione che ha incoronato Mister e Miss Reginetto, sia a due che a quattro zampe, oltre alla premiazione del cucciolo più tenero, il cane più simpatico, il cane più anziano, insomma, tanti tanti premi per tutti, e anche per quelli della gara del nuoto. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio. Ciao dal vostro Marco Anelli. Alla prossima. Oh mia bella Madonnina, ti che brilli de lontano. andiamo a Milano con l'ambasciatore milanese Andrea Evans, ma in realtà lui ci porta a Milano Marittima, dove i milanesi vanno in vacanza, perché loro stanno sempre su zona Milano, insomma, le viene più comodo perché c'è VIP Master, la seconda parte. Mitica, unica, Luce Caponegro. Ciao Luce. Allora, intanto hai portato allegria e simpatia questa sera al VIP Master. È il tuo primo anno? No, c'era anche l'anno scorso. Ah, c'era anche l'anno scorso, è vero, però non siamo riusciti a intervistarti perché sei stata acchiappata da tutti gli altri, mannaggia. Come va Luce? Cosa stai facendo di bello? Ma allora, appena finito di fare l'isola, sono tornata e la vita. Abbiamo visto molto l'isola. Che mangiavi di nascosto in panna. No, scherzo. Non è vero. Assolutamente no. Ebbene, quindi sono tornata, sono molto contenta di essere a questo evento perché amo il tennis, mi piace molto guardarlo. E lui vestito di tutto punto, guardate che figurino che è, con una racchetta super. Ubaldo Pantani, ciao Ubaldo. Ciao, io stasera farò un'imitazione di un tennista e penso che faccia ridere veramente questa. Come va questa? Bene, sono contento, sono la prima volta qui al VIP Master. E, no, è bello, è divertente, ci sono un sacco di
di campioni di tutti gli sport, grandi campioni, non inquadrato, c'è Tacchinardi, quest'anno siamo diventati internazionali direi, beautiful, tutto. Carmen Russo, c'è tutto. Manca qua, c'è tutto, certo, assolutamente. Anche l'impegno, ce lo stiamo mettendo tutto per fare uno spettacolo decente, ci proviamo. Il più grande tennista del mondo, lui. Ma non è vero niente. Ma come non è vero? Sei bravissimo, sei il numero uno, dai, ma sei un grande. Tu sei un abitué ormai, Paolo Conticini qua, vero? Beh sì. Si vede che ti trovi bene. C'è un clima di divertimento, ritrovo un sacco di amici, mi piace lo sport, anche se insomma siamo tantissimi e quindi ne facciamo. No, guarda che è passato. Abbiamo vinto. Avete vinto, Jimmy? Allora, io e Conticini abbiamo vinto. Abbiamo anche rovinato su un punto. Abbiamo vinto l'edizione 2024 del Big Master, grandissimi. Anche lo scorso anno. Non è il tapiro, vero? Non è il secondo anno che io e Conticini vinciamo questa edizione. Cioè, l'anno scorso, il 2023 su 2024. 2024, sì. E per un giorno io intervisto l'intervistatore, perché Marco Ligabue, anche in questa nuova veste. Ma sì, dai, ci siamo divertiti, ero venuto un paio d'anni fa, sono amico di Andrea Barbi, di TRC, facciamo tante cose insieme, mi chiedono sempre di venire a fare l'inviato, non so come mai, però la prendo come un'esperienza nuova, divertente, quindi stasera ho fatto l'inviato intervistatore. E sei stato veramente bravo, Marco, bravo, magari un futuro anche da inviato. E siamo arrivati al momento di Gian Piero Parone, lei sa chi è Gian Piero Parone? È quel grande artista, il principe dei principi, non diciamo che cosa, un grande comico che il mondo ci invidia, ma in questo caso il principe canta, se canta, e come canta. Vai principe! Amici del TG Events, sono Gian Piero Perone e quello che state per sentire è il mio nuovo singolo dal titolo Musica Vecchia, una canzone meravigliosa che vi prego di ascoltare e di condividere. E poi per il resto seguitemi pure sui social, su Facebook, su Instagram, mi raccomando, Gian Piero Perone come Gian Piero Perone e Musica Vecchia come Musica Vecchia. Colla da dentiera. Bisogna rendersi conto, lo dice il geriatra, appartiene a un'altra era. Ma non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia. Piuttosto è colpa di certi signori, Guccini e De Gregori, Bertoli e Vecchioni. Ma non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia. Se incontro Lucio Dalla, piango su una spalla. Segnalazione fresca arrivata adesso dalla Calabria. Reggio Calabria, estate ricca di grandi eventi e tante risate, come ad esempio in occasione di Piazza Un Sorriso. Ce lo racconta Eva Giumbo. Ma com'è Eva Giumbo? Bella e brava. Ciao Luca, grazie. Io prendo la linea perché sono in compagnia di Peppe Piromalli, che è il matto che ha deciso di organizzare grandi eventi a Reggio Calabria e nonostante le difficoltà lui riesce intanto a mettersi un cartellone strepitoso durante l'inverno e poi durante l'estate fa questi eventi pazzeschi come quello di questa sera. Ciao Luca, benvenuto. Sono un matto, quindi da un matto non ti puoi aspettare che cose matte. Cerchiamo di muoverci al meglio in questa terra e farla risorgere, e far divertire la gente, che è la cosa che mi interessa di più. Questa sera ci sarà una serata con tantissimi ospiti in puro stile varietà. La serata si intitola Piazza Un Sorriso, visto che siamo in una delle piazze più importanti di Reggio Calabria. Torniamo con un nostro divertismon, che è diciamo la cifra con cui giriamo l'estate. Divertismon. L'ho detto una volta bene, lascia perdere. Cioè, una volta nella vita mia che lo dico. Abbiamo tagliate due già per me. È l'unica chance che avevo di dirlo, lascia passare. No, appunto portiamo i nostri cavalli di battaglia, quelle che sono le nostre seratacce estive nel senso bello del termine. Cioè usciamo, ci decontestualizziamo dal teatro e soprattutto Federico torna ad essere il mattatore che è e io cerco di farmi spazio nella coppia. Cosa allora, accadrà stasera? In realtà non lo sappiamo, lo sapremo soltanto alla fine di questa serata, perché è un avvicendarsi di comicità, di canzoni, di danze, perché ho visto anche ballerine, hai capito, c'è un sacco di roba. Sono il ritorno del varietà.
quanto diverte il pubblico? Tanto, io ci scherzo sopra, dico una battuta, molti dicono il varietà è morto. Non è vero, non ci riuscirò neanche io ad ammazzarlo, il varietà è vivissimo e io lo dico sempre, è la fatto ad alti livelli, è la forma di spettacolo più completa, perché canti, balli, reciti, improvvisi, ogni 5-6 minuti cambi tecnica comica e poi io giro l'Italia, il pubblico dai 6 anni ai 90, ma pure 99, il pubblico si diverte. Però io vi devo salutare in un modo, con uno dei personaggi di Tiziana, forse quello che noi ricordiamo un po' di più. Ma a Reggio non parlano così, non sono così aspirati. Gli uomini papabili per me sono una dozzina. 8 abitano al Camposanto che diabbi in gloria. 2 si pisciano addosso, c'è una badante, lei capisce che io me ne posso fare carico, Me lo faccia dire, comandante, ma che bella puntata, Pier, veramente complimenti per il suo ottimo lavoro. Lei è veramente la spalla, più che una spalla, è veramente. Ah, sa che ci sono molte letterine che stanno arrivando. Carino quel comandante a fianco. Sarà ancora libero. Gnam gnam. Allora, non si monti la testa, andiamo avanti. Saluti il nostro pubblico a casa, le dica ciao. Perfetto. Ciao. Siamo sempre online, tgevenze.it, i servizi sono disponibili sempre per voi, continuate a scriverci, info@tgevenze.it. E poi, siamo sui social, Facebook, Instagram, Facebook, e un click, e un mi piace, e un attimo, alla prossima. 3, 2, 1, si dice così alla fine, ciao Maragnao, è capace a dirlo? Ciao Maragnao. Ah, mi anticipa, ciao sì. Maragnao. Gnao. Gnao. Questo programma è stato offerto da... Tra gli ulivi d'Imperia. E sulle antiche tradizioni produttive, oggi come ieri, dal 1910, oli orai neri, della Liguria i sapori veri, oli orai neri. L'estate, con le ascelle sudate, metto su l'infradito, mi prendo un mojito, c'è il TG Beach. È arrivata l'estate, solo rime baciate, dal sole e dal mare mi voglio tuffare dopo il TG Beach. Che bella l'estate, se c'è il TG Beach, le ascelle sudate, le rime baciate e il TG Beach.